Quello che noi volevamo fare stasera in questo percorso che ha organizzato il Teatro Pubblico Ligure, che ringraziamo, è Sergio Maifredi, il regista e ideatore della cosa, insieme a Lucia Lombardo, che non sono, Lucia c'è, ma Sergio non c'è, in genere lui dice sempre qualcosa prima di molto, un'ora e mezzo per molto intelligente per orientare il pubblico. Il progetto lo avete, credo, anche in qualche programma. Il concetto base è che racconteremo stasera qualcosa su quel genere letterario che è l'epica. Ma io non ce l'ho quella lì. Un genere che fiorisce tra il 400 e il 500 in Italia, 1500. Non c'ho, scusa e... Davide, l'ho portato la serata di cabaret mia. No. Con le mie cazzate. Siamo in un luogo che non si addisce. C'ho le battute cabaret. Quelle belle tipo Censi, su un italiano su tre vive con i genitori, gli altri due sono sua madre e suo padre. Cioè, non è questo. Io ho la serata fatta per queste cose qua. Lui ha 84 anni, lei 82 anni, spacciavano e consumavano cocaina, un raro esempio di pensionati che riescono a tirare fino a fine mese. Cioè io ho la serata mia è questa. Molto spiritoso, molto spiritoso. Far questa, non so perché. Un po' c'entra con quello che facciamo, nel senso che questo tuo spirito che potremmo definire sapido, ti va sapido, non lo so perché. Ha a che fare con i testi che leggeremo stasera, insomma. Già c'era questo esprì in Italia, insomma. Bari, nell'uovo di Pasqua, sorpresa luci rosse. Un bimbo trova una scatola di preservativi nell'uovo. A quel punto i genitori non hanno nemmeno aperto quello della sorellina, insospettiti dal fatto che vibrasse. Non so cosa ti sto dicendo, però io ho tutta questa roba qua, potrei fare questo un'ora. Modo, ecco, mi dai il là, però questo modo di scherzare, di giocare, di inventare battute, diciamo, con il linguaggio comune, con le cose di tutti i giorni, così, è qualcosa che si ritrova anche dove? Potentemente nella letteratura gioiosa, giocosa, erotico, epica. Erotico, già buono. Del Cinquecento fiorentino in particolare. 500 soprattutto più o meno? Siamo nel Cinquecento, metà Cinquecento. Diciamo. 250 quindi. No, 1550, quell'epoca là. Il famoso Rinascimento. Per cui stasera parleremo di alcuni generi letterari dell'epoca di intrattenimento, non tanto le cose di alto profilo come la Divina Commedia, così via, o i trattati di moralistica, ma quella letteratura in versi che diventa uso corrente leggere e ascoltare nelle piazze fiorentine, nelle case borghesi dove si sa leggere e che raccontano in maniera paradossale, bizzarra, umoristica le grandi figure dei guerrieri, dei paladini, degli eroi altrimenti raccontati nei poemi epici come grandi vincitori di duelli, come conquistatori di città e di fanciulle. Ecco, le stesse cose in certi poemi umoristici di grande moda all'epoca diventano personaggi grotteschi. Ma non ho capito cosa stiamo facendo io dall'inizio. Stiamo raccontando la letteratura epico-grottesca. Non quella contemporanea che ho io. No. Tipo il Viagra ha compiuto 20 anni, come ti diverti, come passa il tempo quando ti diverti. No, quella è un'altra letteratura. Ho sbagliato. Il Morgante di Luigi Pulci, per dirne uno. Chi è? Il Morgante di Luigi Pulci. Ma perché lo facciamo questo lavoro qua? Non ho capito bene. Perché Sergio Maifredi ha detto di venire a fare questo qua, perché fa parte di un percorso di conversazioni e di letture che rinnovano questo nostro rapporto con la letteratura nazionale. Il perché è semplice. A teatro, nelle sale lettura, fa piacere ascoltare dei testi inusuali, colmare alcune curiosità. Casomai la domanda è un'altra. Perché Dario Vergasso? Anch'io me lo chiedo qua. Perché? Per un motivo perché prima ho detto che c'è stata una lezione di greco. No. Me la son persa, porco cane, me la son persa. Ho fatto il tecnico. Avrei telefonato che c'era una bomba se c'ero io cose come a scuola, cioè. Il motivo è molto semplice. Voi sapete che c'è il PNRR, compagnia bella. Allora, per dare questo PNRR ci all'Italia? Sono dei parametri. Okay. Uno dei parametri è il livello culturale generale. Siccome hanno fatto delle indagini, questi del PNRR europeo, non so chi, e hanno rilevato che il livello medio nazionale si è abbassato negli ultimi 20 anni. E che la colpa, una delle colpe, è anche dei comici televisivi. Così dicono loro, non io. Cioè, PNR è colpa mia. Allora, cioè, Draghi hanno fatto una circolare per cui ogni comico televisivo, una volta all'anno, deve confrontarsi con dei classici
europei del 500 o dell'800. Ma perché? In questo, per alzare il livello del comico suddetto. Se no non ci danno i soldi. Se no non arrivi il PNRR. E stasera è toccato a te, con Morgante di Luigi Pulci. In sala c'è un controllore del Ministero, va bene? Con un grosso registro che deve verificare che tu segua quello che io dico. Io cercherò di illustrarti questo poema e tu, va bene, dovrai alla fine commentare quello che hai ascoltato. Lui scriverà il tuo commento. La spia. E se tutto va bene, no, il controllore, se tutto va bene, rimane il PNRR. Altrimenti ci deve il PNRR. Lo cancellano. Ci cancellano. Scrivono perché io non ho sentito sto Pulci qua, come si chiama? Scrivono su tutti i giornali. Che è colpa mia. Che è colpa mia. Tua, va bene. E poi in Liguria non danno i soldi, colpa mia, ti sappiano tutti con me poi. Veramente. Poi ti tolgono. Perché peccato, perché cioè, ma è contemporanea dire, non so, perché noi pigliamo per il culo sempre anche i personaggi, non so se facevano così nel 500. Sì, molto. Però tipo Capezzone, che è abbastanza antipatico, lo dico perché... Ma perché sta sulle balle anche sua mamma, sicuramente Capezzone non lo sopporta, da solo si sta su. Però una volta per strada uno gli ha dato un pugno a Capezzone, non si fa, noi siamo per battute per il cazzeggio, non siamo queste cose qua. La battuta era bella perché c'è Capezzone colpito al volto da un pugno alla faccia, comunque dalle prime lastre alla faccia risulta una lesione all'osso sacro. Cioè ora non so come non so cosa vuol dire, però ma quante bottiglie d'acqua c'hai? Vuol dire che se continui così non ci danno. Sei incarnato in un cammello, cioè adesso non è per dire. C'ho caldo anch'io, cioè io una te tre bottiglie. Caldo mi sembra, no? C'è caldo. No, no, io sto benissimo così, sto smesso di essere allo stato gassoso ormai, adesso diventerò una macchina sul soffitto. Quindi io non posso dire queste qua. No. Se no non ci danno il PNRR. Allora, già il 400 a Firenze. Ma veramente dici quella roba lì? Sì, sì, certo, certo. Mi dispiace che ci vuole qua qualche grado di orientamento cronologico. Basta. Lorenzo il Magnifico è il Dominus, è il Signore intorno a cui gira Lorenzo il Magnifico. Non Renzi. Quello con quella faccia, no, un po' strano. È il Dominus intorno a cui girano molte di queste imprese intellettuali nella Firenze del Cinquecento, che è come un paese di New York e Parigi messi insieme a Londra adesso, grosso modo, un grande centro di radiazione culturale, luogo di appuntamento di tutti gli artisti che creano l'immaginario visivo della contemporaneità. Sì, ma siamo a Genova, non è che puoi romperci le balle, avrete anche troppo, cioè voglio dire, da Michelangelo, anche qua non Raffaello scherzano, e così via, sono tutti concentrati in questo periodo. Questo è il garage delle case popolari, tanto per dirti come siamo messi a noi a Genova. E in poche decine di anni si crea questo formidabile laboratorio nel quale usciranno fuori gli illustratori della Cappella Sistina, piuttosto che Botticelli, piuttosto che Raffaello. Queste cose, va bene, che questo periodo fortunatissimo trova la sua fine con la morte, grosso modo, per darti l'idea di Lorenzo il Magnifico, che è lo stesso anno della scoperta dell'America, il 1400. E chi l'ha scoperta l'America? Colombo. E dov'è? Di Genova. Ah, non è di Firenze, no, strano. Non è... Ma perché? Vi rendete conto? Siete furbi solo voi, cazzo. Che è il 1492, epoca nella quale muore Lorenzo il Magnifico, una coincidenza abbastanza interessante. Peraltro nel 1492 nasce un personaggio che ci porterà nel 500 in maniera altrettanto significativa. Ma perché sai tutte queste cose, cioè, qua? Cioè Pietro Aretino. Concluderemo. Ma perché non ti drogavi come gli altri da giovane? Perché? E quindi in quest'arco di tempo ne succede di cotte e di crude, moltissime. Soprattutto prende una grande abbrivio, una grande diciamo forza, quel genere di intrattenimento attraverso dei poemi in ottava rima, in otto endecasillabi, no? Certo, sono le ottave, che tutti sappiamo, gli stessi, certo, che usava Ariosto per scrivere. Noi ancora adesso il suo poema, lo facciamo, non è difficile capire come funziona. Fai un esempio? Beh, un endecasillabo sono 11 sillabe, no? Siamo riuniti a Genova stasera, sono 11 sillabe. Ah sì? Siamo riuniti a Genova stasera, va bene? In questa bella sala. Serasti? Era un casino, no, perché manca un tempo. Cioè... In questa siamo bella... riuniti ad Asti, sti questa no, no, sera. Non è così. In questa bella sala pitturata. Ah. Contami, in questa bella sala pitturata. Ma che cazzo bella sala. Questo, cioè... E poi la terza deve rimanere con la prima, che è A, B, C, C. Così è lo da adesso. C'è un medico in sala, lo stiamo perdendo, cioè...
e vediamo, cercando di creare un'atmosfera, cercando di creare un'atmosfera, questa è sempre che rima con stesi, no? Bene? Su di un'età ormai dimenticata, va bene? Capito? Che è la seconda, no? La B, capito? Ma perché non fai le primarie del PD, cazzo, se sei così furbo? C'era, va bene? Ricorderemo in questa serata, va bene? Ricorderemo in questa e parleremo di questi paesi in mezzo a questi cieli genovesi, perché le ultime sono CC, va bene? Questa l'abbiamo fatta. Hai detto una cazzata in questa poco, maniera, cioè. Andavano avanti ore improvvisando. Pensa che allegria, meno male che hanno inventato la televisione. Sì, e non c'era la televisione, infatti. Per quello che facciano queste cazzate. Ma già a Firenze, negli anni prima dell'inizio del 400, un poeta di questi qui cosa facevano? Davano la licenza da parte del comune di mettere una panca dentro delle piccole piazze, una piazza c'è vicino alla casa di Dante, in questo caso grande come questa stanza, poco di più. Una pancona. E il cantore saliva sulla panca, da cui canti in sopra panca. Sopra la panca il cantore campa, questa è la cazzata. ABC. Canti in panca, canti in banco, capite? Quindi il punk è nato a Firenze nel 500. Non è il punk, è la panca. E uno di loro, molto famoso, si chiamava L'Altissimo, che poi ebbe grande successo a Venezia. L'Altissimo? Sì. Si chiamava Crisostomo, non mi ricordo come. Ma secondo voi ci sta pigliando per il culo? Cioè, no. Dite la verità. Cioè, perché io dico di sì a tutto, ma c'è qualcuno che... In versi, come ho detto io prima, in queste ottave, ricantava, accompagnato da uno che suonava la viola, un po' tipo come si fa adesso, tutte le storie delle primi grandi cicli di racconti che facevano sognare, raccontati en plein air, I Reali di Francia, va bene? Che era un libro di Giovanni Barberino che raccoglieva tutte le storie dei paladini, di Orlando, di Rinaldo, del re di Francia e compagnia bella. Quelle stesse storie, in questo libro di grande successo allora, che in Sicilia diventavano i conti dei pupazzi, dei pupi, va bene? Coi burattini. Io non so più, non so, mi ricordo più la domanda che ho fatto all'inizio. Non mi ricordo. Come funzionava questo, che in Sicilia diventano questi. L'intrattenimento, insomma. In Toscana diventavano, a secondo della bravura di questo Altissimo, si sa che era molto bravo. E in Liguria? In Liguria non ce n'era molti, però ci saranno. Perché c'è, cioè, c'è fatto tutto sto rigiro da tutte le parti, c'è roba, in Liguria non c'era sta roba. Io conosco quelli che in particolare in Toscana, perché lì che c'è la lingua che si allena sull'ottava e così via. Per cui, e lì questo qui improvvisava sulle storie dei reali di Francia, sulle storie di Orlando, di quelle e di quell'altro. Conosceva bene le trame delle storie e le reinventava in versi, si metteva a ricantarle, come se qui mettessi a cantare Indiana Jones, per dire, no? Oppure la trama di Ben Hur, o di un film molto famoso che tutti quanti conoscono. Beh, ti farebbero un TSO immediatamente. Questo potrebbe essere una cosa anche divertente da fare, magari ce n'è in due, si correggevano, cambiavano. Quest'arte di improvvisare cantando è anche diffusa nelle campagne, si sa che i pastori lo facevano, andavano a botte e risposta con queste ottave e così via, conoscevano Virgilio, i pastori, ricantavano le stesse storie dell'Eneide, c'era quindi un fervore. Alle Cinque Terre si denunciano e basta. Si denuncia? Sì, tra pastori, tra contadini, tra robe. Lo dico perché mio papà è di lì e ho visto delle cose meravigliose. Tipo, mio papà una volta mi ha detto andare a trovare delle zie, perché lì, qua stai tornando nel 500, la metà che è il 250, abbiamo detto, però a Spezia, alle Cinque Terre, non c'era la strada 50 anni fa. E quando volevo andare a trovare delle zie che si chiamavano Aurelia, Consigli e Erminia, con questi nomi eroici. Scalze, senza acqua, senza... Mio papà mi ha detto devi salire su da Corniglia, che già arriva la Corniglia era la morte, e poi mi ha detto devi fare tutte le vigne, poi tutti gli olivi, poi tutti i pini, poi tutti i castagni, e alla fine sei arrivato e trovi queste tre zie, portati delle caramelle perché sono ostili e tiragliele e digli sono il figlio di Umberto. Io ho fatto sta scalinata ciccale terribile, sono arrivato davanti a questi tre personaggi messi nei muretti a secco con i sassi tirati fuori che erano scalini, quindi era come se fosse andato nel 1500, e sono arrivato in cima a questi tre vestiti di nero con i baffi e ho detto gli zii, pensavo fossero gli zii, invece erano le zie che ancora con questi baffoni fantastiche, e ho tirato le caramelle urlando sono figlio di Umberto, loro hanno grugnito e si accoppiavano tra di loro, ci ho fatto anche un video. Però la cosa impressionante è che del Debello Gallico c'è scritto, quando arrivano gli insediamenti liguri, gli Apui, quella roba lì, dice Cesare,
ho incontrato un'ostilità terribile, dice: uomini che sembrano bestie, donne che sembrano uomini. Le mie zie, che erano ancora vive, probabilmente quando l'avrei, gliela consigliata. Bene, questo per dare l'idea dell'ambiente e del tipo di creatività. Naturalmente intorno a questo c'è anche la letteratura, quella colta, quella legata un po' alla teologia, legata alle grandi storie, Tristani, Isotte, insomma, che dallo sfondo mistico anche, Dante per primo, Petrarca anche. Però comincia fortemente a delinearsi un grosso desiderio di letteratura umoristica, trasgressiva, che rompe le regole. Bravi. Il primo a fomentare poi questo tipo di letteratura è Lorenzo il Magnifico stesso, il quale scrive un poema che si chiama La Nencia da Barberino. Come si chiama? Nencia da Barberino. Ma sarà vero tutto questo? Sì, è vero. Che è un poemetto nel quale si immagina, non si fa la parodia dei poemi d'amore in cui il cavaliere o il pastore... Questo è il pastore? Sì. Che è allergico alla lana, guarda che sfiga questo pastore. Dice cose d'amore... Scusami. Prego, ecco perché c'ha 3 bottiglie d'acqua. Cioè. Ha buttato in terra la plastica a Genova, a Firenze no, però a Genova ha buttato tutto in terra. Dice parole d'amore alla principessa. Bello sporcaccione. Soltanto che invece è un ruvido guardiano di porci che dice parole d'amore sgangherate a una specie di zia tua, capito? Quindi questo è il gioco umoristico che viene fatto. Suo sodale in queste cose qua è l'amico Luigi Pulci, che scrive subito un altro poemetto, La Nena da Dicomano, che è ricalcato sulle cose che aveva fatto Lorenzo il Magnifico. E di nuovo la ruvida pastora e il ruvido pastore che dicono degli sfondoni dal punto di vista... Sfondoni, però parole. È fantastico. Questo era l'andazzo. Quest'andazzo era corredato da delle interessanti azioni pubbliche, collettive. Cioè, stai iniziando a leggere adesso tutto quello che hai detto prima e non l'avevi letto proprio. Figurati cosa stai leggendo. Che sono le situazioni carnevalesche, per dirtene una. I canti di carnevale che organizzava Lorenzo il Magnifico, voi ricorderete quello quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Certo, chi vuole questa non c'è da dire che la sappiamo a memoria tutti. Canto delle donne pescatrici. Questi sono dei canti che facevano le compagnie di carnevaleschi. Ma che le ha scritte queste? Pulci? No, questi sono canti carnascialeschi, canti carnevaleschi, non hanno un autore preciso. Però erano cantati da gruppi di 20, 30, 40 persone, che ognuno dei quali aveva la canzone di un mestiere più o meno immaginario. Per esempio questa dice: canto di donne pescatrici, come si suol tra gli uomini trovare pescator sempre mai, delle donne anche assai si trovano come noi atte a pescare. Non so com'era la musica, trovano come noi atte a pescare. Da uomini d'ingegno anticamente quest'arte del pescar fu già trovata, or perché son le donne anche prudenti l'abbiamo tutte imparata. E chi l'ha qualche tempo esercitata, come noi, sempre vago di pescare. Io non ho capito. Comincia a suonarti qualcosa? No. Immagina che pescare voglia dire altro. Ah, cioè voglio dire, è un'allegoria rispetto a una roba sessuale. Gli uomini, è vero che ci hanno all'arte avvezze, cioè che ci hanno educati a quest'arte, ma con più reti a tal mestiere andiamo, perché peschiam, essendo stracche le rezze, col bucine e con mano, pescano a mano. E se non fosse per frugar villano, non c'è arte più dolce che il pescare. Or perché noi intendemmo in questa parte ritrovarci di molti in compagnia, qualcun che si diletta di quest'arte, pigliamo qui la via per dimostrare il tutto e dove stia ogni vero segreto del pescare. Bisogna prima, a chi la rete tiene, usar qualche arte a far entrare il pesce, perché nel farsi innanzi e indietro bene... Il pesce? Sta andando sul torbido qua. Ogni cosa riesce. Cioè, comincio a capire leggermente... Quando la colta viene che la sensualità ittica non l'avevo ancora colta. Questa. Quando la colta viene che il fiume cresce, allora ognun si studi di pescare. Quando il gagliardo pesce entra di colta dentro al bucine,
Rezio Vangaiole, nel guizzar qualche maglia, alcuna volta romper per forza suole. Or chi tai colpi sopportar non vuole, non si metta al pericol di pescare. Chi volesse di noi col ghiacchio aperto pescar con voi, non è troppo uso al mondo, perché tra voi non ne piglia di certo se non chi fa col tondo. Non ti dico neanche cosa vuol dire. Cos'è il tondo? Il tondo è quella cosa tonda. Ah, un cerchio? È un cerchietto. Cos'è il tondo? Non ti preoccupare. No, se no voglio sapere cos'è il tondo. Non c'è una diapositiva da vedere, un video? Che dovunque si getti, o a proda o in fondo, si può dire che quel sia vero pescare. Cioè, quindi, questo c'erano 20 donne bene, per strada che cantava sta roba. Va bene da tutte le parti. Ah, ecco. Ecco tra noi qualcuna che si tuffa quando gli è tempo, che il pensiero le tocca, e stando sotto, coi pesci s'arruffa, mettendoseli in bocca. Ecco, non allora, scusate. Non di ben che se ne pigli in chiocca, pigliarla in chiocca è bella, interessante. Cioè, io non pensavo piace, di dire delle cazzate dicendo le mie stupidaggini. Non piace a tutti noi simil pescare. Noi abbiamo questi barbi smisurati. Chi? Con nostra industria. Parla per te. In le reti condotti, che infine nei pellicinci sono entrati, né mai ce li hanno rotti. E però chi va dietro gli avanotti non si intende niente del pescare, però ci sono quelli piccoli. Ecco perché la prima volta che mi sono spogliato nudo davanti a una, le metto così, è un gianchetto, mi ha detto. Ora era una di queste. Or per mostrarvi grati al vostro sire, come con tutti per natura usiamo, vi doniam questi pesci, anzi al partire, perché ognun pigli in mano quel che gli piace più, grosso o mezzano, secondo che gli accomoda il pescare. Capito? Questo è il tono generale di una, cioè, delle per strada più... raccontava sta roba qua. Già cantavano da e avere... c'era già questa roba della misura dei pesci, questa è la cosa che mi... Sì. Perché sai che la prima volta che mi sono spogliato nudo davanti a una, lei mi ha detto cos'è una caccia al tesoro, mi ha detto questa è la... Il canto delle pesche, non te lo dico. Le pesche tu, cos'è? Le pesche sarebbero quello che in termine anatomico si direbbe i glutei, però in termine metaforico ha questo tipo di cosa. Per far quel ma sei sicuro che il PNRR ce lo danno? Cioè. Questa è... Ci sono grossi volumi così in cui sì, analizzano... Sì, ma non fa sti versi, che uno fa una foto e non si capisce più. Tutta questa sfolgorante letteratura, che è la letteratura erotica cantata, orale, così via, che attraversa questi secoli in maniera formidabilmente gioiosa, anche perché in qualche modo rinnova il linguaggio. Il linguaggio, se rimane solo dentro delle formule diseroticizzate... Sai che se lo faccio a Scarabeo vinco il campionato nel mondo? Sì, si sterilisce. No, ogni tanto nelle stagioni letterarie arriva qualcuno che rinvigorisce la nuova lingua con degli elementi erotici, perché il linguaggio è anche lui un essere vivente che ha bisogno di essere rinnovato. E lì c'è un gran lavoro per precisare. Riuscirei a comprare un folletto da lui, una macchina. Per far quel che oggi ognun suole, dian le pesche a chi le vuole. Ogni pesca non si spicca, quali acerbe, qual mature, chi le labbra, quelli appicca, sono talvolta arcigne e dure. Poi, secondo le nature, chi più sode e mezze vuole. Ma perché vieni a Genova a raccontarci? Non par giovane, hai capito? Insomma, no, a Firenze non le racconti, vieni qua a raccontarci. Sì, stai raccontando la pesca. Alcun l'usa al pasto avanti, noi l'usiamo innanzi e indietro. Quel sol piace agli ignoranti, la più parte le vuol dietro, ognun l'usi stiesi chieto, innanzi e indietro ve le vuole. Insomma, sposare quello che vuoi di queste pesche. Questo era, diciamo, quello che si sentiva cantare per le piazze. A per strada, figurati nelle case, al chiuso. Cosa cazzarola cantavano? Beh, facevano matematica chiusi in casa. Il grande spirito di queste cose e poi Boccaccio e le sue cose. Mm. Dentro questo tipo di percorso... Peccato, dicevo delle cose, ma siamo delle cose simili. Quindi, adesso voglio dire, quindi quello che facevano anche i politici da noi, chiusi nelle ville, era un po' quella roba lì. Beh, per certi versi sì. Cioè, sì. Le allegre feste eleganti, le cene eleganti, ma non verso la mia parte che mi fa schifo, che sono ipocondriaco, c'ho l'ansia. Non mi tirare tutte le sicuramente le la dimensione erotica era molto... Sai che la prima volta, sono ipocondriaco, appunto, la prima volta che mi sono fatto una canna me la sono fatta in macchina davanti al pronto soccorso, facevo l'ansia. Te mi sputi addosso così, cioè... Quindi i politici ci davano dentro anche un caro amico di Lorenzo il Magnifico era Luigi Pulci. Mm.
Luigi Pulci nasce nel 32, muore nel 1484, quindi qualche anno prima di Lorenzo, che muore nel 92, abbiamo detto, quando si scopre l'America. Mentre Lorenzo è del 1449, quasi del 50, e arriva dal 50 al 90. Sai che a me mi devono operare al cervello per farmi ricordare tutta sta roba qua. Muore a 43 anni, è utile sapere quanto vivono, 43 anni, Lorenzo il Magnifico, un po' di più l'altro, ma che è nato un po' prima. Va a corte Luigi Pulci, andare a corte significa essere finanziati, accorto. Prodotti, gli danno da mangiare e da dormire, del denaro, uno stipendio, a un gruppo piuttosto ampio di intellettuali, che è come se un principe facesse, non so, un editore che fa dormire nei suoi possedimenti i suoi scrittori, ma anche a corte ci sono gli astronomi, ci sono i medici, ci sono le cittadelle dei principi, sono come delle città universitarie unite a delle cliniche, unite a dei centri di ricerca scientifica. Questo è il Palazzo Vecchio di Firenze, e i palazzi che vedete qui a Genova sono anche qualcosa del genere, non sono solo palazzi, sono posti dove abita molta gente, che mangia insieme, che dove ha fatto cultura fino a oggi, artisti e compagnia, fino a stasera ce la riuscitiamo. La cosa. E l'amicizia quindi tra il principe e alcuni di questi artisti è molto forte, in particolare col Pulci vanno a caccia insieme, scrivono sonetti sui cacciatori, vanno a pescare, Lorenzo scrive dei piccoli ritratti, vanno a mangiare le pesche, ce n'è anche uno del Pulci quando vanno a cacciare, racconta il Pulci aveva un grosso naso che era un tipo piuttosto viscerale e così via. Com'è, come non è il nostro eroe Pulci, scrive, ha questa idea di scrivere un poemetto, il Morgante, che è una specie di parodia dei grandi poemi. Cioè quello che dovevamo fare oggi, dopo un'ora e mezza, ok, no, va bene. Ne leggiamo alcuni pezzetti, si tratta di raccontare più che il Morgante questa corrente, diciamo, giocoso, ludica, che attraversa il nostro secolo più interessante. Si racconta lì in maniera scherzosa, naturalmente iniziando con la dedica a Cristo, no? Il poema è... per dire, o giusto, santo, eterno monarca, o sommo Giove per noi crocifisso, che chiudesti la porta onde si varca per ire in fondo dell'oscuro abisso. Tu che al principio muovesti mia barca, tu sia nocchiere intento e sempre fisso alla tua stella, la tua calamita, che questa storia sia per te finita. Quindi... niente meno che a Cristo. Ma cosa sniffia ogni tanto? C'è un naso tappato. Zanzare. Ah sì? Che questa storia sapete fin, cioè è a Cristo che viene dedicata l'ispirazione. Hai messo il naso nella pesca? Di questo, di questo poema. Questo poema. Secondo me te il PNR non ce lo danno. No, no. Però mi è rimasta in mente la pesca, non so allora, perché. E inizia raccontando di Orlando, il solito Orlando. Che un parrucchiere. Che va cercando Rinaldo, il paladino più amato dal re di Francia, che va cercando Rinaldo, che ha delle avventure, che ha sposato la sorella di Rinaldo, Alda la Bella, che c'è Gano, che è il traditore. C'è tutta questi soliti personaggi. E Orlando parte, te la faccio il più corta possibile, bravo, per arrivare a quando si incontra Morgante. Il nostro Orlando, andando in giro per valli e castelli, raggiunge a un certo punto un monastero, nel quale monastero c'è uno che prima doveva fare il cavaliere e poi si è messo a fare il frate, che è un parente di Rinaldo e così via. E che succede? Che questo abate è bersagliato da delle grosse sassate che gli tirano tre giganti. I giganti sono molto presenti, vedrete anche in Don Chisciotte, più avanti nel 600, c'è il Don Chisciotte cerca di catturare i giganti sempre. Cos'è il gigante? È la rappresentazione del male. Ah, sono degli energumi, quindi noi bassi siamo alti, bravi. Grosso modo come quella tenda lì, va bene, che sono, diciamo, cattivi, zozzoni, porci, assassini. Ah, simpatici. Delle cose terribili. Però adesso, cioè, giganti si può dire, e tipo nani, quelli non si può più dire adesso. No. Tipo me, quelle cose lì, che al bar ci chiamavano tutti mezza sega, per esempio. Io rispondevo finisci, ma questo era un trucco che avrebbe fatto il Morgante sicuramente. Però, voglio dire, una volta ho provato a fare una battuta sui bassi, ero con Brunetta, perché io adesso posso dirlo, perché tra bassi, sì, si può fare, credo, no? Sì. Eravamo in una trasmissione televisiva, credo dalla Berlinguer, c'era un punto in un momento di pubblicità, lui a un certo punto, non so perché, se per rendersi simpatico, no, mi si è avvicinato e mi ha detto, quasi in un orecchio, mi ha detto, fino a 18 anni non sapevo farmi il letto. Io ho detto, per forza, dormivi sul cuscino. Si è incazzato e non mi ha più parlato, non mi ha più parlato per tutta la trasmissione. Questo è abbastanza da Morgante. Da Morgante, quindi da Morgante. Allora... questi poemi naturalmente sono fatti per distrarre, per giocare di fantasia, per creare
la sensazione dell'abnorme, del grottesco, però sono utili per capire di cosa ridevano e come si divertivano. Allora, c'è questo abate, Orlando va, incontra l'abate. L'abate si chiamava Chiaramonte, era del sangue disceso d'Angrante. Di sopra all'abadia c'era un gran monte dove abitava alcun fiero gigante, dei quali uno aveva nome Passamonte, l'altro Alabastro, e il terzo era Morgante. Con certe frombe gittavano dall'alto ed ogni dì facevano qualche assalto. Ecco, questo è quello tra che tra giganti che non facevano tiravano dei sassi dalla mattina alla sera. Tiravano dei sassi dalla mattina alla sera questi poveri signori che se ne stavano, i nostri fratacchioni, dentro la cosa. Orlando dice, vabbè, vado io a risolvere la faccenda, e la risolve. Orlando Paladino. Sì. E che succede? Succede che lui fa fuori sarebbe meraviglioso se ci, fosse due, una, se ci fosse una cosa che non sai scatterebbe un applauso. No, lui fa fuori i due giganti. Ah, li ammazza subito? Li ammazza, nonostante la... E il terzo, Morgante, che lui va per uccidere, sentiamo che succede. Morgante aveva a suo modo un palagio fatto di frasche, un palazzo fatto di frasche, di schegge, di terra. Quivi, secondo lui, riposa ad agio. Quivi la notte si rinchiude e serra. Orlando picchia e daragli disagio perché il gigante di sonno si sferra. Venne ad aprir come una cosa matta che un'aspra visione aveva fatta. E gli parea che un feroce serpente l'aveva assalito e chiamar Macometto, Macometto e Maometto. Ma Macometto non valeva niente, onde chiamava Gesù Benedetto, che liberato l'aveva finalmente, ha fatto questo sogno. Venne alla porta ed ebbe così detto, chi bussa qua, pur sempre borbottando? Lo saprai tosto, gli rispose Orlando. Bella. Vengo per farti come i tuoi fratelli, son dei peccati tuoi la penitenza, dai monaci mandato cattivelli, come stata divina provvidenza, pel mal che avete fatto torto a quelli, è data in ciel così questa sentenza. Sappi che freddo già, più d'un pilastro, lasciato ho Passamonte e dall'Alabastro. Alabastro. Questo... Disse Morgante, gentil cavaliere, per lo tuo Dio non mi dir villania, di grazia in nome tuo vorrei sapere, sei cristiano? Beh, dillo in cortesia, rispose Orlando, dico tal mestiere contenterotti per la che fede otti? Mia. Adoro Cristo, che è Signor verace, e tu puoi adorarlo, se ti piace. Rispose il Saracin con umil voce, io ho fatta una strana visione, che m'assaliva un serpente feroce, non mi serviva per chiamar Macone, Macone e Maometto. Onde al tuo Iddio, che fu confitto in croce, rivolsi presto la mia devozione, e mi soccorse, fui libero e sano, e son disposto a tutto essere cristiano. Rispose Orlando, baron giusto e pio, se questo buon voler terrai nel cuore, l'anima tua avrà quel vero Dio che ci può sol gradir d'eterno amore. E se vorrai, sarai compagno mio, ed amerotti con perfetto amore. Gli idoli vostri son bugiardi e vani, il vero Dio è il Dio degli cristiani. Venne questo signor senza peccato dalla sua madre vergine Pulsella. Se conoscessi quel signor beato, senza il qual non risplende sole e stella, avresti già Macom tuo rinnegato, e la sua fede iniqua, ingiusta e fella. Battezza mia, il mio Dio di buon talento. Morgante gli rispose, io son contento. Io non ho capito ancora che cosa è successo. Beh, lui avendo fatto se avessi un telecomando cambierei, però non posso. Praticamente ma lui... chi è il cristiano dei due? Orlando, no? Ah, è paladino. E quell'altro era maomettano e tirava infatti i sassi sugli abati. Ah, ecco perché. Avendo fatto un sogno in cui Maometto non lo salvava da un serpente, ma in pronunciare il nome di Gesù lo salvava, quando gli arriva Orlando a dire scusi. Perché lei... non diventi cristiano? E dice va bene. Dice, ma lei è cristiano? Dice, sì, ma io ho fatto un sogno così cos'ha. Hai fatto bene. Saresti disposto a diventare cristiano? Certo, allora siamo amici. Ti battezzo? Battezza me, certo. E lo battezzi e diventano amici. Va bene? Storia fantastica. Questa quanto dura? Beh, dura diversi canti. A quel punto lì partono insieme, va bene? E questo è un gigante alto in quella maniera lì. E combattono varie battaglie, varie avventure che non vi sto a dire. Qui andiamo un po', diciamo, alla sostanza di questa cosa qua.
Di fatto il nostro Morgante, che è già un gigante grottesco e bizzarro, incontra un altro suo compare e amico, mentre seguono Orlando, e a volte incontrano fanciulle, accompagnano fanciulle dal genitore, si combattono contro altri più o meno giganteschi, insomma c'è nel contorno la guerra tra cristiani e mori, che sempre è dentro queste cose città. Epiche. Morgante incontra un mezzo gigante. Quando nei momenti che fai quella pausa lì, non so se è un ictus o una... No, non so cosa di più. Siamo tutti preoccupati. Incontra un compagno di viaggio altrettanto bizzarro. Ah. Che è un mezzo gigante. Un mezzo gigante cosa vuol dire? Vuol dire che lui ne doveva diventare un gigante. E poi però ha detto grappa, gli è passata la voglia. Gli è passata la voglia e si è fermata a metà. Diciamo che è alto che arriva fino all'altezza della luce. Quindi io sarei mezzo nano praticamente. Sì, a suo modo sì. E l'altro invece è grande tu. Che si chiama Margut. Ah, quindi ecco i due che dobbiamo. Questo Margutte è un personaggio molto particolare e si dichiara e si rivela per quello che è incontrando Morgante. E in Margutte Luigi Pulci fa il ritratto di questa personalità assolutamente dedita soltanto ai piaceri della gola, del sesso, della gola, alla. Alla vita immediata e quotidiana. Come Master Chef, cazzo. Non solo, ma anche, francamente, rivela che non gli può fregare meno di religioni, di non religioni. Fantastico. Dirà che la sua religione è il pollo fritto, qualcosa del genere. Cosa abbastanza bizzarra, possibile da fare per un personaggio che è uno strampalato gigante, però che è anche una rivelazione di un punto di vista, di un modo di... Vediamo questo incontro. Giunto Morgante... Un giorno su un crocicchio uscito da una valle in un gran bosco vide venir da lungi per ispicchio un uomo che in volto parea tutto fosco. Dette del capo del battaglio un picchio, il battaglio, Morgante è armato con un grosso batacchio e un'enorme campana. Cioè il batacchio tanto pare una mazza, tipo sì, Thor. Sì, quello. Okay. In terra disse costui non conosco e posesi a sedere in sopra un sasso tanto che questo capitogli al passo. Morgante guarda le sue membra tutte più e più volte dal casbo alle piante che gli pareano strane, orride, brutte. Dimmi il tuo nome, dice viandante. Costui rispose, Morgante. Il mio nome è Margutte. Ed ebbi voglia anch'io d'essere gigante. Poi mi pentii quando a mezzo fui giunto. Vedi che sette braccia sono appunto. Si è smesso da solo, sì. Si è fermato lo sviluppo, come diceva una volta. Disse Morgante, tu sei benvenuto. Ecco che avrò pure un fiaschetto al lato che da due giorni qua non ho bevuto e se con me sarai accompagnato io ti farò a cammin quel che è dovuto. Dimmi più oltre, io non ti ho domandato se sei cristiano o se sei saracino o se tu credi in Cristo o in Apollino. Apollino sarebbe Apollo, cioè se sei pagano. Rispose allora Morgante, Margutte, a dirti il tutt'osto, io non credo più al nero che all'azzurro. Ma nel cappone o lesso oppure arrosto e credo alcune volte anche nel burro, nella cervogia quando l'ho, nel mosto e molto più nell'aspro che il mangurro, più le cose aspre, ma soprattutto nel buon vino ho fede e credo che sia salvo chi gli crede e credo nella torta e nel tortello, l'uno è la madre, l'altro il suo figliolo. E il vero paternostro è il fegatello. E possono essere tre, due e uno solo la Trinità. E deriva dal fegato anche quello. E perché io vorrei bere con un ghiacciolo, se mo metto il mosto, vieta e biasima, credo che sia il sogno o la fantasima. Un seguace del colesterolo, praticamente. La fede è fatta come fa il solletico. Per discrezione credo che tu mi intenda. Or tu potresti dir che fossi eretico, a ciò che in van parola non ci spenda. Vedrai che la mia schiatta non traligna e che io non son terren da porvi vigna. Questa fede è come l'uomo se la reca. Vuoi tu vedere che fede sia la mia? Che nato son da una monaca greca e da un papasso, un prete, in Bursia, là in Turchia.
e nel principio suonare la Ribecca, la chitarra mi dilettai perché avevo fantasia a cantare di Troia, d'Ettore, d'Achille, non una volta già, ma mille e mille. Poi che mi increbbe il suonare la chitarra, io cominciai a portare l'arco, il turcasso, un dicchio fe nella meschea, poi sciarra, e che mi uccisi, cioè una volta che feci un'aggressione a una moschea e che vi uccisi il mio vecchio papasso, chiama sai mio padre, mi posi al lato questa scimitarra e cominciai per il mondo a andare a spasso, e per compagni ne monai con meco tutti i peccati, o di turco o di greco. Anzi, quanti ne son giù nell'inferno. Io ne ho 77. Ma di che cosa? Di peccati mortali. Quello che vorresti che sposasse tua figlia. Che non mi lascia mai l'estate o il verno. Pensa quante ne ho io poi di veniali. Quindi lui si dichiara un bastardone, un peccatore, un omicida del padre e della madre, esagerando magari queste sue cose. Poi dice ancora di sé, del fegatello. Non ti dico niente, ritorna a parlare. Vuol cinque parti, fa che a man la tenga, vuol essere tondo, deve essere fatto in cinque modi. Anche il fegatello? Deve essere tondo, nota sanamente, a ciò che il fuoco ugual per tutto venga. E perché non ne caggia, tieni a mente la gocciola che il morbido il mantenga. Dunque in due parti, dividiam la prima, che l'una e l'altra si vuol farne stima. Cioè, comincia a descrivere fuoco, certo, come deve essere il cibo, capito? Io ti darei 100 colpi netti, ma le cose sottili vuoi che tu creda consistono nelle torte, nei tocchetti, e ti farei paura una lampreda in quanti modi si fanno i guazzetti. Eppur chi lode poi convien che ceda, perché la gola ha 72 punti, senza molti altri poi, che io vo' aggiunti. Osteota, padre. Un che ne manchi e guasta la cucina, non vi potrebbe il cielo rimediare. E va avanti a dare questi consigli culinari. Sappi che io aro, e non dico da beffe, col cammello, con l'asino, col bue, e mille capannucci e mille gueffe ho meritato già per queste piue. Dove il capo non va, metto la coda, e quel che più mi piace, cioè, piace che ognun loda. Come si chiama il cuoco quello grosso lì di Master, quello con la barba? Cavanavacciolo. Lui è Cannavacciolo, cioè lui, probabilmente. Non guardo più i parenti che gli strani, che gli estranei. Della vergogna io ne ho preso partito, e torno chi mi caccia come i cani, e dico ciò che fo per ognun sette, e poi aggiungo mille novellette. Cioè, sono anche bugiardo. Qualsiasi cosa che mi fa comoda la faccio, a costo anche di umiliarmi. Strano che non ha fatto il premier da noi, almeno... Or queste son tre virtù cardinale, la gola, il culo e il dado, che io t'ho detto. Non voglio sapere com'è odi la quarta, che è la principale, a ciò che ben si sgoccioli il barletto, che non bisogna un cin né porre scale dove con mano aggiungo, ti prometto, e via. Quindi sono anche ladro, aggiungo. Ah, bene, è perfetto secondo noi per... Se tu volessi, tu mi vedessi in una chiesa solo, io son più vago di spogliar gli altari che messo di contado del paiolo. Poi corro alla cassetta dei denari, ma sempre in sacrestia fo il primo volo, e se c'è croci o calici, li ho cari, e i crocifissi scopro tutti quanti, poi vo spogliando le annunziate e i santi. Li ruba tutti in chiesa. Quindi si rivela, si... gloria in qualche modo nel diletto allegro popolare di essere questa specie di ladrone. Sempre le brighe compero an contanti, bestemmiator non fo nessun divario di bestemmiar più gli uomini che i santi, e tutti appunti li ho sul calendario. Delle bugie nessuno se ne vanti, che ciò che io dico è sempre il contrario. Vorrei veder più fuoco che acqua o terra, e il mondo, il cielo, in peste, e in fame, e in guerra. Io li conosco, nel bar, c'erano due o tre così io, nel bar dove vado io, a Ribocca. Te ne dico uno? C'è uno abbastanza grosso, che assomiglia a questo, che lo chiamavano a volte, perché nei bar dicono le cose terribili, perché queste cose, che dei difetti fisici che dicevamo prima, una volta si metteva in evidenza la roba, potevi dire a uno gobbo, adesso devi dire diversamente dritto, non so come cazzo lo si dice, non so.
però c'era in un bar uno gobbo e nel bar da noi c'era un altro gobbo. Raccontavano che il gobbo dell'altro bar, passando davanti alla strada, è partito di corsa al gobbo del bar dove eravamo noi, gli è saltato addosso, l'ha buttato per terra e gli ha detto scopa di gobbo quando l'ha sdraiato. Però la cosa impressionante è che dentro il bar c'era uno che lo chiamavano Polifemo, perché era un signore che aveva perso un occhio e lo chiamavano Polifemo, alto, grosso, un po' con la barba tipo lui, e c'aveva un occhio di vetro e uno normale. Invece che vergognarsi, ostentava sta roba dell'occhio. Tant'è che facevano una piccola roba orribile, c'erano 3 biliardi, il biliardo è uno dei giochi più belli del mondo, e nei 2 biliardi, quelli belli riscaldati, giocava questa banda di squilibrati tipo quelli lì, nel bar da noi in periferia. L'altro biliardo, un po' più sfigato, non riscaldo, lo lasciavano ai ragazzini che arrivavano di sera, un po' si scusavano quando entravano, passavano in mezzo a questi qua un po' barboni, un po' grossi, e andavano a giocare lì. Quando giochi a biliardo, sapete che è un gioco meraviglioso, c'è un pallino celeste, le bocce rosse e blu, e il gioco è andare più vicino al pallino, non è che c'è, però di mezzo c'è di meccanica, c'è di tutto dentro, no? Fisica, c'è di tutto. E a un certo punto quasi sempre succede ogni partita che il rosso e il bianco si equivalgono a una distanza. Allora ti dice bianco, l'altro dice no, è rosso, è bianco e rosso, e ci sono degli strumentini di plastica, tipo delle pinzette, che le metti lì, le chiudi e ti dicono la distanza, se bianco o se rosso. Questi strumenti del bar hanno levato tutte le pinzette nel biliardo sfigato, e quando arrivavano i ragazzini ogni tanto non potevano misurare, quindi uno diceva è rosso, è bianco, è bianco, è rosso, a un certo punto uno si girava e diceva scusate, c'è mica qualcuno che ci può buttare un occhio? S'alzava l'orco, tipo quello lì, avanzava verso il bianco, questi rimanevano un po' fermi, e si levava l'occhio di vetro, lo metteva sul biliardo, stava nel silenzio totale, i ragazzi erano distrutti, e poi diceva rosso, se lo rifilava e andava via. Cioè questa è un po' quella roba lì del Morgano. C'era un mio collega quando lavorava in Biblioteca Nazionale, che diceva diversi con degli infortuni che aveva, mancava un braccio, aveva perso una pressa, era giovane, andava in bicicletta, un uomo molto vitale. E amava fare lo scherzo ogni tanto a qualcuno che andava e faceva cloa e gli lasciava il braccio in mano. Cioè, questo spirito molto toscano, molto così via, dell'orribile. Va bene? Io sono stato in Liguria, anche se qua dicono che la Spezia toscana andate tutti. Però anche in Liguria succede. Secondo me nelle periferie c'è questa roba meravigliosa di sta gente che dice delle cose straordinarie poi. C'è una prontezza di battuta, tipo una volta uno leggeva il giornale e ha letto furto in casa Veltroni, la figlia dormiva. Uno si è girato e ha detto tutta suo padre. Cioè in un attimo, nella dico l'ultima ottava, in una velocità terribile. Che descrive questa autodescrizione è importante perché ci dà l'idea, va bene, di quello che fosse lo spirito di rovesciamento paradossale, no? Certo. Che girava per le piazze, per le strade, nella corte. Questo è dedicato all'ispirazione di Cristo, è dedicato alla madre Lorenzi Magnifico. Per cui che quello che girava come spirito dentro le teste di questa gente, i loro discorsi quotidiani e così, capito? Per cui, e carità, limosina, digiuno, orazione, non credere che ne faccia. Per non parer provano, chieggio a ognuno e sempre dico cosa che dispiaccia. Superbo, invidioso e importuno, questo si scrive nella prima faccia, che i peccati mortal meco eran tutti e gli altri vizi scelerati e brutti. Questo si descrive così. Morgante, davanti a questo Margutte che si descrive in questa maniera, dice ah, che bello, andiamo subito a fare delle imprese insieme. E inizia ad andare in giro. Andiamo a suonare i campanelli, a fare quelle cose lì. Difendono fanciulle, ma ammazzano tutti quegli altri, soprattutto mangiano. Mangiano interi elefanti, mangiano cose così. Per mangiare un elefante, arriviamo qua, non si può tirare troppo in lungo, alla morte del nostro amico Margutte. A muore perché? Sì, morirà in una maniera anch'essa molto, molto bizzarra, molto particolare. Perché Margutte, fatta l'amicizia con Morgante, naturalmente questo c'è Orlando che raggiunge Rinaldo, c'è dei duelli, c'è degli amori, tutto quello che ci deve essere in un libro di 28 capitoli. 28... Ah, non ce li leggi tutti? No. Sono 28 cospicui, poi metti in ottava rima. Comunque, se volete fermarvi, lui stasera si ferma e li fa, adesso lo dico. Accendiamo anche le stufe, tra l'altro. I cicli dei paladini, come tu sai, quelli siciliani delle imprese dei cavalieri di Carlo Magno, hanno un ciclo corto e un ciclo lungo. Il ciclo corto sono... Bello, il paladino col ciclo, non lo sapevo che esistesse. Oh, sono, credo, 360. Ma dice a vanvera o ci pigli per il culo? Cioè...
Cioè, tu parli con Cuticchio, con i grandi popari, no? Quelli che hanno ritrovato quella tradizione. Uno è l'attore Pirrotta, che era un assistente di Mimmo Cuticchio, ti raccontava questa cosa. Andavano per i paesi e ogni giorno ha il suo eroe, la sua storia, la sua battaglia. Si fermavano a dormire una volta che avevano imprigionato Rinaldo per continuare il giorno dopo a raccontare la storia. Cosa succedesse. Vengono svegliati di notte da un paesano, lui e Mimmo Cuticchio, che non riusciva a dormire, dice: maestro, ma liberate Rinaldo, perché io non ci posso dormire, non ci posso credere, qui messo in prigione mentre io dormo. Ma davvero? Sì, sì. Strano. C'era come della tifoseria paragonabile a quella delle squadre di calcio, per i vari paladini, per questa gente qua. Beh, ma questa stessa cosa la ritrovi in queste figure, in questi personaggi, e nel modo in cui muore Margutte. Come muore, Paolo? Cioè, fa il bagno senza aspettare 3 giorni. Cioè, no. Viene la congestione più grossa del mondo. Tra un'avventura e l'altra, il nostro Morgante prende un elefante e decide di cucinarlo. Per cucinarlo bisogna fare uno spiedo. Ci sono 2 pini, lui tira giù un pino e ci fa uno spiedo con la spada. Va bene. Poi infila questo elefante. Vivo? No, morto naturalmente. E cosa fa? Poi disse: volgi. Sarà pur buon che io cerchi dell'acqua, e se c'è in un ridotto, questo so che tu non trangugerai, che a tuo dispetto me lo serberai. Margutte va a cercare dell'acqua. Morgante disse arditamente: va, che finché tu ritorni aspetterò, e l'elefante intero ci sarà. Ma non gli disse in corpo il serberò. Margutte in giù va in su, di qua di là dell'acqua, va cercando il meglio che può. Tanto che poi trova un fossatello e d'acqua presto ne impiva un cappello. Ma non fu prima dal fuoco partito che Morgante a spiccar comincia un pezzo d'elefante, dice, è arrostito, e tutto il mangia così verde. Mi mangia tutto l'elefante? Dicendo alla fanciulla, il mio appetito non può più soffrire, è male avvezzo, e gli dia la sua parte finalmente, come si convenia discretamente. Margutte torna e Morgante trovava che si aveva trangugiato in fino all'osso l'elefante e ai denti stuzzicava con lo schidion del pin dove gli scosse tra le gengive, con esso cercava. Vabbè, andiamo avanti, come se un gambo di finocchio fosse. Le zampe solvi restava e la testa, ed ogni cosa era fatta la festa. Disse Margutte: dov'è l'elefante che tu dicesti di serbare intero? Egli è vicino, rispose Morgante, diceva la fanciulla. Dice il vero, l'ha mangiato dal capo alle piante e non è stato, a suo parere, zero. Disse Morgante: io non ti manco, verbo Margutte, poiché in corpo me lo serbo. Dice: è qui vicino, è qui dentro. E certo. Tu non hai bene logica studiato, io dissi il vero, ma tu non mi intendesti. Margutte stava come trasognato e disse: io penso come tu facesti, può fare il cielo. E gli dice: ma insomma, se non sei un amico, mi hai mangiato tutto l'elefante. Pensa a cosa scrivevano. Si leticano un po', va bene? E borbottando. E lì nascono i vegani. Si accuncia a dormire e si mette a dormire. Margutte. Sì. Allora. Morgante, come lo vedi a giacere, gli stivaletti di gamba gli trasse. Per fargli uno scherzo. Gli stivaletti gialli. E appiattogli, per aver piacere, un po' di scosso quando si destasse, cioè li nascose un po' lontano. Pensate, questo gigante che andava in giro, ammazzava tutti, faceva gli scherzi. Margutte ruzza, e colui sta a vedere, poi lo destava perché si adirasse. Margutte si rizzò, come fu desto, e degli usatti si accorgeva presto. Gli usatti sono gli stivali. Come militare fanno queste cazzate. E disse: tu sei pur Morgante strano, vedo che tu m'hai tolti gli usatti e fosti sempre mai sconcio e villano. Disse Morgante: appunto, ove li ho piatti, dove sono? E certo. E son qui intorno poco lontano, queste per 1000 oltraggi che m'hai fatti. Margutte guarda, non li ritrovava. Cerca intorno e seco borbottava. Ride a Morgante, sentendo che si cruccia. Margutte pure al fin li ha ritrovati e vede che li ha presi una bertuccia. Una scimmia. E prima se li ha messi e poi cavati. Non domandarsi la risa gli smuccia, gli scorga, tanto che gli occhi sono tutti gonfiati e par che gli schizzassero fuori di testa. E stava pure a vedere questa festa, vedere sta scimmia con gli stivali. Con gli stivali.
poco a poco si fu intabaccato a questo gioco. E le risa cresceva tanto che il petto aveva tanto serrato che si voleva sfibbiar, ma non poteva, cerca di liberarsi dal giubbotto. Per modo che gli pare essere impacciato, questa Bertuccia se li rimetteva. Allora le risa margutte raddoppia e finalmente per la pena scoppia. E parve che gli uscisse una bombarda, tanto fu grande dello scoppio il tuono. Morgante corse e di margutte guarda dove gli aveva sentito quel suono, si duole assai che gli ha fatto la giarda, cioè lo scherzo, perché lo vide in terra, in abbandono. E poi che fu dalla Bertuccia accorto, vide che gli era, per le risa, morto. Non poté far che non piangesse a lotta allora, cioè, e parvegli sì sol di lui restare, che ogni sua impresa di parguasta è rotta. E cominciò col battaglio a cavare, sotterrò margutta in una grotta, perché le fiere non posso immangiare, e scrisse sopra un sasso il caso appunto, come le risa l'avean qui vi giunto. E tolse sol la gemma che gli dette Fiorinetta al partir, l'altro fardello con esso nella fossa insieme mette, e con gran pianto si partì da quello, e per più di come smarrito stette d'aver perduto un sì caro fratello, e in questo modo nei boschi lasciarlo e non potere da Orlando menarlo. Capito? Una bella storia. L'applauso è perché hai finito, cioè è perché è finita la storia, ma non c'è qualcosa da farmi leggere a me, che te fai sempre tutte le cose te. Fammi leggere qualcosa a me, che anche perché qua ragazzi io e poi una breve cosa io e poi un altro, però questo per dire è tutto che a te, cioè, tutto la fantasia di questa gente qua, a corte di Orlando, tanto finanziavano guerre, preparavano spedizioni, teneva in ostaggio stati come la Francia, l'Inghilterra. E intanto scoppiavano mangiando gli elefanti e morivano per raccontavano di queste meravigliose storie di grottesco del coso. Dentro questo grottesco c'è anche la pittura, la grande pittura dell'epoca. Ma possiamo fare ancora un paio d'ore e poi basta, no, però. Sì. Perché volevo solo una piccola citazione, poi ti passo a te. Da no, io figurati, stare qua delle ore e ore. Ancora che siamo morti, invece. Che l'inferno sia questo. I pittori della corte dei Medici, in particolare poi dei discendenti di Cosimo I dei Medici, che è nel 500, mentre come abbiamo visto muore nel 1492 Lorenzo, ma anche Cosimo è un grande magnate, mecenate. Alla sua corte c'è Bronzino, grande pittore, lo conosceranno, tutti manierista cosiddetto, grande ritrattista, questi meravigliosi messe in scena di pitture, di angeli, di santi, di guerrieri. Lui è un allievo di Pontormo, no? E questa è la grande pittura dell'epoca. Ma hai detto tanta di quella roba, Davide, che ma manco se mi scrivevo al CEPU, cazzo. Si vede, a Firenze si vedono queste cose. Ora, questo pittore che dipinge Madonne, ritratti, il ritratto di Cosimo, un grande pittore di corte, per dire un quadro di quelli lì, valeva un regno, insomma, erano scambi di regali tra principi, come Tiziano, come Leonardo, quel tipo di caratura. Bene, scriveva per diletto in terzine incatenate, abbiabici, bici, dici, tipo di una commedia. È bello quando diceva. Per suo così. Diletto scriveva dei capitoli, cioè dei poemetti, a doppio senso. Leggo alcuni passaggi di queste cose che scrive. Sono incatenati, si dice? Sì, A, B, A, A, B, A. B, C, sembra B. Dislessico quando C, fa questo. D, C. Nel mezzo dei cammini nostra vita, A. Mi ritrovai con una silva oscura, B. Che la diritta via era smarrita, A. Sempre A. A è quanto a dir cos'era e cosa dura, B. No, è A. No, dura. No. Non come finisce la parola. Ah, pensavo quello. Ma, insomma, e via. Vado a farmi un bel giro, faccio una gitta. Faccio così. Può stupire, ma ve l'accenno soltanto, che il Bronzino scrivesse... No, facciala tutta, che vedo che è bello grosso quel cazzo di libro. Facciamo vedere in Liguria come trattano i fiorentini. Se delle rime per suo diletto, ma anche molto numerosissimo, con degli elogi paradossali che facevano allora.
per esempio l'elogio della galea, la galera dove si remava, qui la conosco bene, le galere erano dove andavano i prigionieri e dove andrei di Stato, un po' se avanti qua, la che remavano continuamente, incatenati, quindi non andavano in bagno né altro, ogni tanto spruzzavano, passare accanto a una galera, come passare davanti a una cosa orribile. Appunto, però lui fa l'elogio della galea, perché non devi fare colazione da solo, ti portano da mangiare sempre nello stesso posto, non devi alzarti per andare in bagno, esatto, non devi alzarti per andare in bagno, c'è un sacco di amici. Lo stesso l'elogio dell'ospedale. Si divertono a fare questi paradossi e a scrivergli agli amici, no? Benedetto Varchi, questa gente qua. C'è un elogio del pennello, essendo lui un pittore. Io vidi a questi giorni scusami, sarà mica come quello del, del pesce, no? Cioè il pesce pennello al massimo. Il grande pittore. Pensavano altro, cazzo, ma manco altro facevano altre cose. Io vidi a questi giorni un buon ritratto di un uomo e di una donna, erano ignudi, dipinti insieme in un piacevole atto. Ebbido caro una coppia di scudi che si vedeva che era tutto dentro ciò che può dar natura o lunghi studi. Io li stetti a guardare un pezzo attento che mi pareva vederli dimenare come colui che ne aveva contento. Per questo io fui forzato a giudicare il pennel che li fe degno di lode, e se potrò lodarlo, lo vo fare. Chi è colui che a ragionar non goda delle cose che fa questo cotale, cioè il pennello? Nato del pel di setola o di coda, sai che si fa un grande pennello, pennello cinghiale. E non è uomo o donna sì bestiale che non cerchi d'avere delle sue cose o di farsi ritrarre al naturale. Chi si ritrae sul letto o faticose attitudini fa, ritto a sedere, cioè il pennello si ritrae qualcuno in varie posizioni. Ma non eri così l'altro. Chi tiene qualcosa in mano, chi l'ha nascosta, chi si vuol dietro a un altro vedere, chi si vuol fare ritratto dietro a un altro vedere, il pennello è sempre lì, capito? Ma che te chi vuole essere dipinto innanzi ad uno, chi s'attiene, chi fa vista di cadere. Io non saprei contanti di mille uno dei diversi atti e modi stravaganti. Sapete che il variar piace a ciascuno. Basta che a farli di dietro, davanti, attraverso, di scorcio in prospettiva, s'adopera il pennello a tutti quanti. Capito? E non è tra i cristiani arte più viva di quella in che si mescola il pennello, ovunque l'arte alla natura arriva. Ne bisogna impararla a un gran cervello, perché se un non è grosso, cioè scemo, qual bue, c'è chi gli insegna perché voglia averlo. Capito? Cioè, no. Si impara. E la pennellezza? Con voi parlare di pintori godo, che par che per natura vi sia dato d'avere un grande ingegno fermo e sodo. Quando vi pare aver ben lavorato, non la guardate in quattro pennellate, che sempre non si serve ad un ingrato, e sia mente quando voi schizzate, o donna o uom, per dipingerlo fuori, che cattiva maniera non facciate. Come disse colui, quando tu puoi trovare un corpo bel, mettilo in opera. Col se pennello. Un altro è me, di dietro e tu lo togli. Insomma, capito? Mi sa che abbiamo capito alla fine come... E questo però che sia un grande... C'è anche la seconda mano? Mettiamo per caso. Con che si fanno i re, gli imperatori? Col pennello si fanno questi, dice lui, nella pittura, ma non solo. Le monache, gli abati, asini, vuoi, con questo solo, intinto nei colori. Mettiamo per caso una donna si muore, se la si fa dipingere e schizzare, lascia pure quel bene e quell'onore. O cosa benedetta e singolare, tu ci fai, come Dio, tornare al mondo delle altre volte ed ogni dì rifare. Ma che si può più chiaro e miglior segno avere, perché ognun sa che il tuo valore ha quasi tutto il mondo tutto pregno. Capito? Quindi è proprio anche nei termini che usa il doppio senso. Finisce. Quei corti e grossi a proposito sono quando gli accade a guazzo lavorare. Fate pur di notare quel che io ragiono. Ma quando altrui si vuole assottigliare, ci bisogna un pennello accomodato che serva a quella cosa che hai da fare. E questo vi sia sempre ricordato, che nei lavori grandi e nei gentili
il pennello vuole avere del latticciato, perché quando sono lunghi e sottili si ripiegano in punta. Cioè, ma scrivono delle ore sul pennello. E pigliano l'atto di essere torti, e sono poltroni e vili. Io non voglio dar questi a nessun patto che ti bisogna lisciarli 2 ore se gli vuole adoprare ad un tuo fatto. Né per questo si scema dell'onore al buon pennello, anzi si accresce in grosso, e se non fosse che il lume si muore, io ve lo farei vedere, però non posso. Io non me lo ricordavo così. Praticamente nel 500 parlava di pennelli, pennellesse, le cose, le pesche, sì. Tutto il giorno quella roba lì. Sì, sì. Non c'era YouPorn, perché quindi ci dava dentro su quella roba lì. Ti leggo 2 cose, perché fai leggere qualcosa a me, perché sennò, cioè, fai tutto a te, leggi secondo tutto a te, io non capisco. Io avevo tutte le mie cose belle, meravigliose, che c'avevo da leggere, che era fantastico. Guarda, dovresti tutte leggere queste. Meravigliose. C'avevo quelle su Berlusconi, cazzarola, che ci ha regalato delle chicche fantastiche. C'è quella di Berlusconi che era meravigliosa, che tipo è stato operato con una valvola, gli ha messo una aorta di maiale, e uno al bar ha detto per escludere il rigetto, cioè le trovo meravigliose, cioè è la cattiveria però nel guizzo della velocità, hai capito? Le stai cercando o le stai scrivendo a te? Il grande poeta con cui concludiamo. Chi è? Non solo poeta, questi come hai visto sono molteplici, cioè Bronzino è un formidabile pittore, però è anche un poeta. Non mi sta più sul pennello. Un altro è Aretino, Pietro Aretino. Bravo Aretino. Che è consigliere dei principi di Urbino, poi anche a Venezia, amico intimo di Tiziano, lui scrive i sonetti e l'altro fa le pitture. E, uomo scrittore di commedie, grande uomo di satira, satireggia il comportamento degli uomini della corte del Papa, Pietro Aretino. Quindi lo voglio leggere anche a me, è una roba intellettuale. In tarda anche età diventa anche un molto religioso, è una specie di dominus dell'editoria veneziana. Sai che Brogio ha visto la Madonna? Sì. Me l'ha detto a me, me l'ha raccontato un giorno, veramente, ma questa è vera, non è una roba, cioè se non la direi mai. Mi ha detto, mi sono drogato con questo, neanche a Woodstock, cazzo, avevano preso quella roba lì. Tutti, ma a un certo punto poi sono andato a letto, c'era una ragazza di colore qua, a un certo punto ho visto la Madonna, ho detto così è facile, cioè con tutta la roba che hai preso è facile, ho detto, ma la domanda è, te hai visto la Madonna e sono d'accordo, ma la Madonna te t'ha visto a Brogio, ho detto, perché se ti vede non mi ha risposto. Comunque lui, Pietro Aretino, che in tarda età si mise a tradurre la Bibbia o a riadattare la Bibbia, sperando in questa maniera anche di prendere una tunica cardinalizia, non ci riuscì. Però era anche un uomo di cultura, di chiesa sicuramente. Quando morì, morì perché picchiò la testa in un bagordo, lui aveva una villa dove, a Venezia, una casa dove frequentava Tiziano e Sansovino, dentro, e un gruppo di ragazze, dette le aretine, che accompagnavano... Ha perso la testa per le aretine. E dice, portate l'olio santo, va bene? E dite ai topi che possono venire, anche qualcosa del genere, disse lui, capito? Che ormai è unto, come dire, ai topi gli piace l'unto. Ma che schifo, ma non ci viene in mente altro, cazzo. No, cioè io devo mica leggere quella roba lì. Però, per dare idea di questo gusto della battuta, anche in punto di morte. No? Ah, beh, sono... Però, scrive una cosa meravigliosa, che sono i dubbi amorosi. Oh. Ogni secolo, rinnovando quindi l'eros, dentro queste scritture in quartine e in sestina. La posso leggere? Facendo l'imitazione dei dubbi legali, usava quando andava all'università avere i libri dei dubbi. A sinistra il dubbio legale, la questione, e a destra la soluzione. Si può fare questo, succede questo, che si fa? E lì te lo risponde. Se è complicato non lo leggo. No. E mi mando questa cosa che si studiava alle università, a Bologna, a Padova. Lui fa i dubbi però amorosi. Pone a sinistra dei versi che indicano il dubbio, e da cui si capiscono i dubbi che potevano avere loro, o scherzavano loro su lui, che somigliano anche ai nostri, e le soluzioni possibili. Vuoi leggerne alcuni? Non lo so, hai fatto tutto te. Hai detto le... Io però, se è una roba super intellettuale, la voglio fare anch'io, perché certo. Hai letto le cose più belle, le hai lette te. Prova a fare questo. Però non voglio robe con i doppi sensi, perché non le voglio leggere. Le hai già fatte te. Quali leggo? Questo. Dubbio quinto. Dubbio quinto. Leggi distaccando le parole. C'è anche una musica per me? Rinascimento? Fa. No, adesso devi stupire. Allora,
spero che si capisca. Un moro aveva bisogno di un ducato. Un uomo di colore, un uomo. Un ducato, che non è un furgone, non è una. No. Un moro aveva bisogno di un ducato e ad interesse lo voleva pigliare. Ad Isabella Padovana è andato, okay, che a questo modo ne solea prestare. In questa maniera, lo solito. Cioè, cazzo, c'ho il pappagallo attaccato alle orecchie, cioè, non so io, cioè, sembra essere schizofrenico, sento le voci, cioè. Lebbe con patto scritto che cacciato. Lebbe con patto scritto che. Cacciato le avesse in. No. Questo non si può dire, sì, perché. No. Puoi dire, ma guarda che posto cambia, meraviglioso. Cambia la parola, come si faceva da bambini. Nella pesca. No, cioè, puoi dire di dondo, vai. Ma perché me l'hai fatto leggere la mia sta cagata qua? Tutto così. Lebbe con patto scritto che cacciato l'avesse in dondo, sì, finché l'aveva a pagare, un dindo, diciamo. E questo ti è proprio scritto cazzo qua. Sì. Scritto cazzo qua. Un dindo che gli aveva fuori di misura. Allora, cacciato nel dondo finché l'aveva a pagare un dindo, sì, che gli aveva fuori di misura. Qui c'è la domanda. Questa convenzione può dirsi usura? Cioè, se tu. Cioè, se te lo metti nel dondo a una, cioè, col dindo, c'è usura. Secondo me alla lunga c'è usura. Però voglio non tanto di soldi in più dopo, ma che tu. Al microfono, dillo al microfono. Ah. Questa è usura, e questa è la domanda che si pone a sinistra. Vediamo la risposta. Chi dell'impresto sol riceve prego, l'usura è ben dover perché si parta. Sì, ecco, non va bene chiedere l'usura. Di Firenze, cazzo, di Firenze. Ma in questo, ma in caso, questo caso, che sia usura, nego. Nego. Perché con l'infedele si fa la carta. Ecco, cioè, siccome il moro non è della nostra stessa religione, ma è un infedele, è un uomo. Può metterlo nel dondo a una cattolica, a una cristiana. Può fare usura al moro. Mentre non la puoi fare a un cristiano se gli presti i soldi. Perché? Perché l'aumento del denaro nel tempo sottrae il tempo al dominio di Dio. Per questo era peccato l'usura. Perché non è tuo il tempo. E se tu ci guadagni sul tempo, cosa? Vuol dire che levi un diritto di Dio. Per cui lo puoi fare. Cioè, un nero lo mette nel dondo a una bianca, lo può fare perché c'è. Ma se fosse un cristiano non potrebbe. Così era la religione, seriamente. Poi trovarono un modo per fare uno scamotaggio, naturalmente dopo. Però vabbè, ai tempi d'usura era vietata tra cristiani. Ah, però loro potevano farlo, vedi che vengono in Italia e fanno quello che vogliono, bene. In capitolo ab illo questo allego, decima quinta, questione quarta, ov'è che il Papa usura far concede con quelli che non sono di nostra fede. Ecco, quindi, quinta cosa aveva un fortissimo elemento polemico, perché come a dire, tu puoi fare usura, ma con quelli che non sono cristiani. Ma perché mi hai fatto leggere queste cose qua? Benissimo. Fare quella cosa là, Isabella Padovana. Un prete che ha la punta del suo dindo. Ah no, scusa. Vediamo. Ma chi l'ha scritta sta cosa qua? Neanche quando leggevo le ore da bimbo io, cioè. Ma sono delle cose terribili. Ma neanche nel postal market di mia mamma c'era tutto questo. E ce l'avamo diventati. Questo potrebbe essere interessante. Quale? Sei sicuro? Sei cretino, sei sicuro? Sei. Era gravida monna Berniciglia. Questo è il problema. E vide un cazzo, scusate, io non posso dirla, e vide un dindo dalla sua finestra con la testa si grossa che somiglia a un grosso bolzon di una balestra. Cioè, cioè questa è una incinta alla finestra e vede uno, vede un bolzon, vede una roba così grossa che sembra una balestra. Lei che voglia navea lo prese a briglia tutta gioiosa con la sua man destra e se lo pose in bocca con gran furia. Perché? Peccò costei di gola o di lussuria? Okay, cioè. Sono cose che poi cioè, questo vuole diventare cardinale. Non precipiteranno poi nel nostro cosiddetto codice goliardico, però sono cioè, fortemente la finestra è incinta. Satiriche della tutta la cosa degli studi, dei legali di Padova, la domanda, la risposta, però hanno queste uscite finali formidabili. E la risposta qual è? Dice risoluzione, né l'un né l'altro aveva costei peccato, giudico, se con Bortol non mi inganno, nel titolo delle somme dello Stato imperiale, ove non può né affanno, né affanno né pena aver chi ha il vento ingravidato, chi è incinta non deve a ciò che il parto non ne senta danno, similmente a costei non deve vietarsi
cosa che al ventre venga utile a farsi. Cioè, questa sta dicendo. Si può fare. Cioè, uno può scendere dalla finestra incinta e andare a fare una roba, uno lo può fare, cioè lo dice anche. Perché questo non pregiudica, anzi, aiuta lo svolgimento della gravidanza. Ma questo qua che ha chiesto qua, Arettino? Sì. Arettino dice che non. Io mi domando perché non ha fatto cardinale ancora, non so perché. È strano, però. Iniziarono a porre un altro di questi qui. Ma perché non faccio quelle belle fighe che facevi te, tutte belle, mi fai fare queste cose qua di Indol Dondo? Meno male, quelle che saltano non vi dico come sono, perché ne è sparita una che era quella che volevi te. Livia voleva sapere che cos'è amore. Dov'è? Non c'è. No, meno male, si è vergognata talmente tanto che si è cancellata da sola. Aspetta. Qui, allora. Se volete intanto fare domande, diciamo quelle che volete, come karaoke qua, se volete un pezzo di qualcuno. Vabbè, no, qui c'è quella che conclude tutta la cosa. E facciamo quella che conclude. Abbiamo. Ma non ti preoccupare, abbiamo queste 3 ore davanti prima. Io devo andare in dialisi tra 20 minuti, cioè scusate, ma. Cioè. Moro aveva bisogno, un prete. Un Moro, il prete, il dindo, il dondo. Cioè. Perfido che aveva aggiornato, non mai potresti leggere questa. E poi dopo andiamo alla finale, va bene? E qual è la finale? Quella lì di Suor Margherita. E dove leggi? Leggi questa. E poi leggo questa. Va bene. Senti bella questa. Sento che bella? Siamo sicuri? Ma che l'ha scritta sempre quello lì? Sì. Arettino? Senti com'è petrarchesco l'inizio, come si cita il nome classico, Livia, e la domanda che c'è, antica e contemporanea. Prego. Prego, allo scemo, prego, venga. Lidia voleva sapere cos'è amore. No, che cosa è amore? Livia voleva sapere che cos'è amore. Dilla bene. Livia voleva sapere che cos'è amore. Io ho fatto il tecnico, non sarà un caso, no? Sono perito navalmeccanico, no? Cioè, Livia voleva sapere che cos'è amore. E per questo si fece chiavare alquanto. No, l'ha detta. C'è scritto così, scusate, io non so cosa dire, ma c'è scritto. Sì. Per questo si fece chiavare alquanto. Nacque in questa maniera un dubbio intanto. Se la sol per provar commise errore... Questo è un grande dubbio. Lei vuole sapere cos'era l'amore, ma come faccio a saperlo se non lo pratico? E quindi lo pratica. E però gli viene il dubbio, ma ho sbagliato o ho fatto bene? Dopo. No, il dubbio gli viene testualmente. Cioè, non prima. È una domanda... Neanche durante, dopo un po'. Antica e di uomini, donne, di tutti, antica e contemporanea. Problema squisitamente etico. Risoluzione nona. Non è peccato quel che per provare si fa, nemmen si tiene che lussuria sia... onde non demettersi in furia costei che il dindo volse sperimentare. Quindi si chiama sperimentare. Quindi secondo lui non è peccato, perché la ricerca va sempre premiata. Tipo la bello... ecco, mi viene in mente la Montalcini a leggere questa roba qua, Margherita Hack, cioè, è bello qua, linguisticamente, sì. Questa crasi che c'è, costei che il dindo volle sperimentare. Bello, quindi, molto bello. Cioè, sì, in qualche modo c'è una vitalità che è certo, certo anche, sì. Hai finito? L'ultima. Cosa ricorda questa? La più metafisica. La più metafisica. Parla di loro al microfono. La più rinascimentale. Che... Ragazzi, telefonate veramente perché che c'è una bomba. Io non ce la faccio più andare a casa. Tutte le grandi per tornare a Spezia ci metto 9 ore, lo sapete com'è con quel l'architettura, cazzo di... L'architettura. Con quel dito di autostrada che abbiamo. L'altezza, l'alto, il basso. Cosa dice? La lateralità, l'uomo vitruviano, quello cos'è? Lì che sta di Leonardo con uno dietro, oppure lo stesso uomo con varie gente, con varie mani. Però il quadrato, questo il cerchio. Uomo microcosmo al centro del macrocosmo. Ma cosa stai dicendo? Che su di sé centra e concentra tutto ciò che accade nell'universo mondo. Poi dicono che la droga non fa niente, ecco fatto. E qui, quindi questa cosa che leggerà, mette la sessualità al centro di questa potenza umana che nel microcosmo erotico dell'essere umano comprende tutti gli accadimenti del mondo. Nel frattempo che stai dicendo questo, dico a suortarsi al cesso andò credendo vuoto, ma vi trovò fra Galeazzo e si infilò la meschina sul suo dindo. Vabbè. Faccio quella lì dell'uomo vitruviano? Sì, ma sì. Sei sicuro che dice questa roba? Sì. Allora, dove siamo in questo qua? Sul dindo. Sul dindo. Sul dindo, cioè ormai abbiamo capito tutti cos'è, il pennello, sul dindo che rizzato avea fra Carlo, giù dal balcon cascò Suor Margherita.
le ruppe il dondo e le salvò la vita. Doveva perciò dolersi o ringraziarlo? È meraviglioso, no? Cioè, la casualità assoluta, che poi è... Cioè, questo è l'uomo vitruviano, cioè... Il crinamen, cioè... L'atomo, perché è così, è casca così. La variazione tra gli atomi che crea, no? Ma cosa stai dicendo? È una cazzata questa qua. C'è l'improbabile assoluto che c'entra quest'uomo messo nel punto che arriva di là. Da ovunque, sempre può arrivare. C'è un ginecologo in sala, perché sennò... Dolersi o ringraziarlo? E come risponde a pagina destra? Se nel precipitar su Armagherita non dava il cul sul cazzo, scusate, non dava il dondo sul dindo di fracarlo, certo moria, onde ringraziarlo, perché col dindo suo le salvò la vita. Questa le è la cosa dee che col dindo suo le die la vita. Ah, quindi è stato... Quindi viva la vita e viva il dondo anche, l'esistenza, diciamo, in mezzo a queste infinite e improbabili coincidenze della nostra erotica e luminosa presenza. Grazie. È finita qui. Siamo Davide Riondino. Direi che adesso devi dire le tue conclusioni. Conclusione non c'è, perché non ci daranno mai questo cazzo di roba di PNRR, questo dindo di PNRR non ce lo daranno mai, però è bella questa idea che da sempre la gente cazzeggia nei bar o per strada e tutto e pensa a questa roba qua. Cioè, diciamo che il centro del mondo rimane la gnocca, questa è la cosa che sappiamo dopo anni e quindi siamo felici di sapere che anche nel 500 il cazzeggio era sta roba qua. Facevano delle cose meravigliose, facevano dei palazzi straordinari, delle cose intere, muovevano guerre e tutto, e poi al bar dicevano le gran cazzate. Quindi diciamo che l'uomo è un gran cazzaro, possiamo dirlo, ci siamo. Certo, possiamo aggiungere che in un periodo come questo di grande attenzione al genere e al politicamente corretto e compagnia bella, noi siamo contrari, si sappia che questa è nella nostra più profonda tradizione europea, il gioco erotico è sempre stato un grande veicolo di libertà intellettuale, di gioco, di scrittura, praticato senza nessun problema di genere. Molte di queste cose sono assolutamente riferite a una assoluta, diciamo, parità del gioco omoerotico. Ma stai convincendo a fare qualcosa? Omosessuale o eterosessuale non avevano proprio assolutamente questo problema. Okay. Molti di questi autori, soprattutto Bronzino, sicuramente Leonardo e compagnia bella, avevano praticavano tutte le varianti della una signora svenuta. Non c'era, quindi il nostro approccio è molto più lontano, più semplificato, più complesso, più povero, diciamo, di quello che avevamo. Fingete di alzarvi intanto mentre parla. Con questo vi ringraziamo e speriamo che salutiamo, sia stato siamo utile. Contenti e se volete fermarvi giochiamo la bottiglia. Grazie a tutti, arrivederci e buone cose. Davide Riondino, grazie. Ringraziamo questo posto fantastico. Peccato che è toscano, vaffanculo.